una tradizione religiosa che si rinnova nel segno della continuità. Parliamo della festa Sant'Anna che inizia il giorno 16, cioè sabato prossimo, il cui curatore del programma è Don Salvatore Grignano. Ebbene, vuoi parlarci, diciamo, degli eventi principali e un po' di storia anche di questo evento? Ecco, quello che ogni anno cerchiamo di fare è rendere la festa di Sant'Anna prima di tutto una festa della parrocchia, del territorio, ma soprattutto un'occasione per riflettere sulla famiglia, perché Sant'Anna, Gioacchino sono i genitori di Maria, la mamma di Gesù, quindi i nonni di Gesù. E Papa Francesco, proprio 2 anni fa, quest'anno proprio il secondo anno, ha istituito la domenica, prima della festa di Sant'Anna, la giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Ecco, quindi all'interno di questa esperienza della festa di Sant'Anna che cade a luglio, vogliamo dare occasione a tutti di poter fare una riflessione sulle famiglie, sulle vocazioni, sugli anziani, sui vedovi. Ci saranno dei temi che tratteremo durante le varie giornate, ecco, della Come si novena. articola il programma? Ecco, il programma si articola per come è la tradizione un po' alcamese, quella della novena, quindi 9 giorni, ecco, di preghiera, di messa, di celebrazioni. Come attività, ecco, particolari quest'anno abbiamo preparato intanto un musical che al titolo è Risorto, su Cristo Gesù, la sua Pasqua, la sua resurrezione. Ed è questo, la cosa bella è che è preparato dai ragazzi della catechesi, dai catechisti, dalle famiglie e soprattutto grazie alla collaborazione della scuola di danza Danzarché qui di Alcamo. È un'occasione, insomma, per mettere insieme le famiglie, per dire che la festa chiaramente non è fatta solo dal parroco o da qualcuno dell'organizzatore, del comitato organizzatore, ma è la festa della parrocchia e Che si quindi concluderà con tutti. la processione. Sì, la processione poi il 26 pomeriggio che ci porterà a fare un breve itinerario, non è lunghissimo, nel territorio comunque giù di lì, insomma, che ci porterà a pregare per le strade della nostra città di Alcamo. Voi sacerdoti avete l'obbligo dell'obbedienza. Purtroppo Don Salvatore Grignano sta per lasciarci. Sì, è necessario che ci siano i cambiamenti. Sono 9 anni che già sono parroco e per diritto canonico bisogna, ecco, andare in un'altra parte. Qui verrà Don Mario Bonura, infatti il 25, proprio la vigilia della festa, incontreremo in un'assemblea il nuovo parroco e si inizia una storia nuova, un cammino nuovo. Io sarò a Trapani nelle parrocchie del Sacro Cuore e di Maria Ausiliatrice e qui ci sarà Don Mario Bonura che prenderà le parrocchie di Sant'Anna e di San Francesco di Paola.